Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e oggi volevo parlare di una cosa diversa dal mio argomento tipico e volevo parlare di da cosa moriamo di più nel nostro mondo e anche paese per paese da cosa moriamo. In pratica ho trovato un sito che si chiama ourworldindata.org e questa ragazza fantastica, Hannah Ritchie, ha compilato tantissime date e adesso possiamo vedere appunto da cosa moriamo di più. Io sono una persona abbastanza ottimista e quando sento tutti i giorni nei telegiornali tipo quanto fa schifo il nostro mondo e tipo quanto sta peggiorando, e l'ho chiesto nei miei poll of the day sul mio Twitter, e tipo penso che la maggior parte del mondo pensa che il nostro mondo stia peggiorando purtroppo, però per fortuna abbiamo statistiche che possono convincerti senza opinioni e solo oggettivamente se il mondo sta migliorando o peggiorando. E sono contento di dirvi che secondo queste date sta migliorando. Quindi vediamo cosa c'è da scoprire. Allora, nel 2016 55 milioni di persone sono morti e quasi la metà di queste persone avevano più di 70 anni. Questo già in sé è un successo, e già un altro quarto ha più di 50 anni, quindi stiamo già migliorando per quello. Un'altra cosa che può sorprendere è che il suicidio è più di doppio il omicidio per quanto riguarda morire. Se prendiamo tutti i suicidi del mondo insieme, ci sono più di quelli che tutte le morti per terrorismo o morti violenti. Quindi la vera violenza sta nel suicidio piuttosto che tipo omicidio o terrorismo. Questa cosa è molto interessante. Mi piace questo quote che ho letto: statistically you are your own worst enemy, at least of all the people in the world, you're most likely to be killed by yourself. Questo è per dire appunto che suicidio è molto più rischioso, rischi, piuttosto che omicidio. Quindi dobbiamo proteggere anche noi stessi, magari con tipo mentalità, tipo sana mentalità, mental health. Penso sarà una cosa di tipo il futuro, tipo curarsi nella mente. Ma comunque ragazzi, andiamo ai risultati di questo studio che questa ragazza Hannah Ritchie ha fatto. Quindi nel mondo, vediamo la percentualità: cardiovascular diseases 32%, tipo malattie del cuore; cancri 16%, respiratory diseases tipo respirare malattie 6%, diabetes 5%, dementia 4%, neonatal death 3%. Ancora non abbiamo visto suicidio, omicidio, terrorismo, che sono molto più giù. Suicidio 1.5%, homicide 0.71% e terrorism 0.06%. E ragazzi, questo numero è per il mondo. Ci sono anche statistiche per ogni paese, se volete andate a vedere questo sito anche voi. Ma ho trovato questa parte degli Stati Uniti anche molto interessante, che per quanto siamo sempre tipo preoccupati del problema con le armi in America, alla fine soltanto tipo meno di 1% delle persone muoiono a causa di un omicidio. E di più, guarda tipo terrorismo, come abbiamo visto in Florida questa settimana. Non sto dicendo che non è abbastanza, ovviamente ci sono tantissimi, troppi problemi di armi in America, e quello è un altro video che posso fare nel futuro se vi interessa. Quindi ditemi se vi interessa che io parlo di armi e tipo pistole in America, posso anche parlare di quello. Ma ragazzi, terrorism, vero terrorism negli Stati Uniti, meno di una frazione di 1%. Quindi anche se vediamo sempre nei telegiornali tipo oh mio dio, terrorism è la cosa peggiore del mondo, forse lo è mentalmente, però fondamentalmente nelle statistiche terrorism non uccide così tante persone come pensiamo. Tipo cardiovascular diseases ha ucciso 17.6 milioni di persone, mentre terrorism ha ucciso soltanto 34.000. Quindi c'è una bella differenza. E c'è dice qua che the leading risk factors for death in the United States are smoking, obesity, blood sugar, dietary intake and alcohol consumption. Quindi problemi di lifestyle, cose che possiamo controllare. Di nuovo,
tipo noi siamo i nostri nemici più grandi. Se proteggiamo noi stessi possiamo vivere più lungo. Andiamo ad un altro paese europeo, Germany. Una cosa che ho notato, Germany homicide 0.07, in America homicide 0.66, quindi quasi tipo 10 volte più comune in America. E poi anche un'altra cosa che ho notato è road accidents 0.5% in America, 1.6%, sono sempre abbastanza bassi, però in America è 3 volte più comune che in Germania. Però non dobbiamo vedere soltanto Germania, quindi change country to Italy and vediamo in Italia. Terrorism in Italy, 0. Homicide in Italy, dov'è? Homicide. 0.08. Grandi ragazzi, grandi. Suicide, bassissimo in Italia, bravi. E road accident, doppio di Germania, ma tipo 66% di Stati Uniti. Quindi siete migliori in questo. Il problema in Italia qual è allora? Non lo so, tipo rispetto agli Stati Uniti avete più demenza e non lo so, il resto è tutto, sembra tipo tutto basso. Cardiovascular disease 35%, ma forse perché non avete altri modi per morire. Quindi questo dovresti essere tipo fieri di questa cosa. Poi se vediamo un paese come il Brasil, guardate omicidio. Oh my god, quasi 5% ragazzi, è tantissimo. Mentre terrorism 0%. Quindi ovviamente tipo in Brasil morire di omicidio è molto più comune di quanto lo è nei nostri paesi, America e Italia. Quindi forse alla fine rispetto a Brasil siamo abbastanza fortunati. E poi ci sono ovviamente tipo Africa, South Africa, Kenya qui, tipo diarrheal diseases, HIV, AIDS, South Africa, Kenya, mamma mia, tipo hanno problemi che di nuovo per fortuna noi siamo molto fortunati. Dovremmo essere ottimisti delle nostre vite, tipo non dobbiamo affrontare questi problemi che loro hanno. Neonatal death 7% in Italia. Quanto lo è? 0.1. Quindi sei tipo 700% più probabile che muori alla nascita in Africa che in Italia. Cioè siamo fortunati per questo. E l'ultima cosa che volevo farvi vedere è Iraq, dove terrorism è 5% qua ragazzi, altissimo rispetto a tutti gli altri paesi che abbiamo visto. Neonatal death 10%, non è giusto ragazzi. Homicide 1.2%, tipo hanno problemi gravi in Iraq per terrorism, neonatal death. Noi non dobbiamo affrontare questi problemi. E cioè alla fine quindi potete vedere che siamo abbastanza fortunati. In Europa siete ancora più fortunati degli americani quando stiamo parlando di come morirai. Quindi non lo so, dobbiamo tenere queste cose in mente secondo me. E possiamo tipo apprezzare che non siamo di Kenya, dove muoiono di cose del genere, tipo diarrheal diseases, neonatal deaths, HIV, AIDS. È una situazione molto difficile per loro, quindi dovremmo essere sempre grati. E tra l'altro il nostro mondo non fa così tanto paura per quanto riguarda tipo omicidio e terrorism e roba del genere. Siamo abbastanza fortunati e il nemico principale di noi stessi è noi stessi. Proteggiti, take care of yourself, mangia bene, mangia sano, allenati, fa quello che devi fare per rimanere sano e vivrai lungo. Se sei italiano, germanio o italiano o americano e intendevo dire tedesco. Quindi ragazzi, finisco il video così. Spero che abbiate imparato qualcosa, sono sicuro che io sì. Voglio ringraziare Hannah Ritchie, bel lavoro, molto ben fatto. Andate a vedere questo sito. Ragazzi, è stato un piacere. Ci vedremo alla prossima. Peace!